Sanremo 2012. Ma chi l'avrebbe detto? Siamo della famosa Queen Room. Aspetti le scarpine. Più uno dice quell'ambiente ospitale e confortevole che ti toglie l'ansia prima di salire sul palco. Eccolo. A me stanno benissimo. Male. Abbiamo tutti giovani. Dana che saluta la telecamera. Aiuto. Sono i Pidielli. Ciao. Ciao Guazzone. Hai eliminato. Ciao Guazzone. Hai eliminato. Poi è il tuo premio. Volevo dedicare questo premio. Fa cose. Siamo col maestro. Il maestro oggi, che è un vero uomo, non come il nostro cameraman che dormiva, si è svegliato presto per vedermi alla televisione. Allucinante. L'ho anche vista. Mi sono pure memorizzato anche le mie. Del tempo. Erika Musso, Radio Capital. Ciao Paola. Allora Patrick, allora intanto ciao Erika, benvenuta. Grazie. Una cantautrice che ha pensato alla musica da tempo, prima del Festival di Sanremo, giusto un po' prima. Io infatti sono venuta a partecipare al Festival di Sanremo perché sognavo di vederlo in diretta dall'Ariston. Siamo in diretta dall'hotel. Se voi immaginate domani quando ci sarò io e lì qualcuno si starà grattando tranquillo su una sedia prendendo una tisana, come il mondo è vario, come il mondo è cattivo. E stasera avranno la responsabilità maestro di dire le due persone che passeranno in turno Ballaro. E quindi le due canzoni. Un grande parterre qui dal Miramare. Adesso è il momento del secondo brano in gara. Il grande signori sul palco dell'Ariston è un cantante. Sono arrivati i vestiti per domani sera, anzi, visto che voi state guardando e sarà già mercoledì per stasera, perché insomma mercoledì 15, prima apparizione sul palco dell'Ariston. Cosa mi metterò? E chi lo sa, non ve lo dico per il momento, anche perché in realtà non l'ho capito neanche io. Comunque, vi volevo ricordare che oggi, cioè ieri per voi, cioè il 14 febbraio, San Valentino, ma è uscito anche il repackaging del disco E. Il repackaging del disco è, come potete vedere, è molto diverso da quello uscito l'8 marzo scorso per questo geniale bollino. E infatti la prima traccia del disco è proprio Nella vasca da bagno del tempo. So che lo acquisterete e che vi piacerà. E io non so, oggi è l'ultima notte che forse dormo tranquilla nella mia vita. Stasera, cioè domani, insomma mercoledì, il palco. Votate, votate, votate. Aiuto.